Si sono concluse le prime due giornate di incontri che porteranno alla conclusiva definizione dell'identità e dell'assetto organizzativo, giuridico e funzionale del primo parco dello stile di vita mediterraneo. La manifestazione Tradizione, Innovazione e Generatività proseguirà nelle giornate del 2, 3 e 4 dicembre. I temi discussi sono stati il modello, governance e organizzazione del parco, requisiti di accesso e standard richiesti. Tanti gli interventi che si sono susseguiti sul palco del Teatro Regina Margherita, dove si svolge l'evento nazionale tra le diverse sessioni mattutine e pomeridiane. Presenti infatti rappresentanti delle istituzioni, ma anche di associazioni, enti, sindacati, associazioni di categoria, realtà locali, ma anche regionali e nazionali. Finalmente la nostra città è al centro, è sotto l'attenzione attraverso questa iniziativa di grandi nomi che ci stanno porgendo la mano per aiutarci in questo percorso collettivo di comunità. Prima che lo dimentico, abbiamo avuto due presenze esterne. Quella del sindaco di Campodipietra, che è il comune capofila del CIS Molise, che ha fatto uno straordinario intervento, e un'altra in collegamento con la Murgia del sindaco che ha riunito oltre 5.000 sindaci sulle problematiche legate al PNRR e comunque. Entrambi e hanno richiesto che questo progetto venga esteso a tutto il Mezzogiorno, quindi dall'Abruzzo alla Sicilia, e noi ovviamente condividere i loro. Quindi è un grande risultato, ringrazio tutti gli intervenuti, coloro che ci hanno seguito, le personalità, tutti i partner che abbiamo avuto sul palco.